Sono Andrew Sbaldone, sono americano, vivo a Firenze da 15 anni. Io principalmente lavoro con la pittura e disegno. La mia ricerca si basa di cercare di rendere lo spazio, l'atmosfera, luce e ombre di posti, spesso interni, di rendere questa immagine su un foglio, un quadro. Però non mi interessa riprodurre la realtà esattamente com'è, altrimenti farei una documentazione di un posto. Ma quello che mi interessa è accogliere un'emozione, una sensazione di un posto. E lavoro spesso con dei principi di artisti del passato, dunque mi interessa sia l'arte e filosofia del passato che delle cose, filosofie e arte contemporanea. Sono un artista e anche scrittore, e in inglese c'è si dice critico o art writer, e io infatti preferisco art writer. Proprio perché non mi sento di definirmi un critico, perché non mi interessa. Il motivo per cui scrivo è che sono curioso, cioè sono curioso di capire le altre persone, gli altri artisti e cosa fanno loro nell'arte. Dunque per questo scrivo e come artista che dipinge, disegna, è molto importante perché uno deve capire il paesaggio culturale nel totale e poi sì, puoi andare nel tuo settore, però la visione per me è importante che va molto dentro e poi comunque si torna a una visione più ampia. Tornando a questo discorso di come lavoro, cosa sto facendo, non lavoro semplicemente con la fotografia e soprattutto qui a Filanda ho fatto un sopralluogo prima e ho visto che lo spazio è bellissima, poetica. E volevo accogliere qualcosa di questa poesia nel mio lavoro. Dunque ho pensato, vorrei usare un medium diretto che posso fare on site e pastello mi sembrava adatto. Ogni giorno, di mattino fino alla sera, guardando i cambiamenti di luci, il cambiamento di temperatura. E appunto cercavo di accogliere un po' queste sensazioni nel lavoro. Io penso che l'artista ha una responsabilità perché l'artista porta coscienza, è la parola aware, to be aware or awareness, è consapevolezza dell'ambiente, non solo artistico, perché è chiaro che come tanti artisti hanno detto in passato, la relazione tra l'arte e la vita e quello che c'è di mezzo è importante. Però questa responsabilità è soprattutto una responsabilità verso la società di proprio dire che l'arte è importante, fondamentale, che è cibo per tutti. Mi nutre di tante cose. Cose nuove del passato, filosofia sì, però devo dire che non sono un intellettuale, dunque non, cioè, quando leggo un testo, fai conto di tipo tedesco Schopenhauer, non è che capisco tutto, però cerco di accogliere qualche cosa, ma anche cose più banali, come a volte una serie della televisione può dire qualcosa, o un giornale, però anche delle grandi scritture come Marcel Proust, perché questo aspetto della memoria anche per me è importante. E dunque, di tanti aspetti della cultura, diciamo cosiddetto alto e basso, cerco di prendere di tutte e due, però devo dire che io cerco comunque di non stare sulla superficie, credo che questa cosa è un po' superata, tipo negli Stati Uniti, nella pop art, e credo che come americano io voglio approfondire questa
questo aspetto della, forse la parola si può dire, glamorizzazione della superficie. Credo che andare più in profondo è importante. Dunque, un po' di sincerità e anche un po' di ironia. Mi piace parlare e soprattutto quando insegno parlo molto, ma forse da artista credo che il lavoro deve parlare, perché stiamo parlando di linguaggi, cioè il linguaggio della pittura, del disegno, della scultura, ma linguaggi nuovi, magari cose che non capiamo ancora, e si fa una conversazione cercando di capire che cos'è. Però la cosa fondamentale per me è che il lavoro parla, e dunque io posso dire tante cose, cose positive, negative, o vendere il mio lavoro, però il lavoro deve dire qualcosa, deve arrivare, e se non arriva non sta funzionando niente. Se uso la fotografia, eccetera. Ma qui no, proprio perché il tempo cambia la situazione, dunque qui non è una situazione dove sei staccato, sei proprio dentro il posto, e questo cambia il lavoro. E questo comunque devo dire che a volte nell'arte è rischioso, perché infatti dopo il movimento negli Stati Uniti Abstract Expressionism abbiamo detto ok, basta con queste emozioni, no? Perché diventa tipo, ok, Andrew come si sente? Allora, ma che se ne frega? Però io credo che comunque se combacia la mente e il cuore si può arrivare a qualcosa di interessante.